A distanza di 24 ore dalla conferenza nazionale sulle giornate fai di primavera tenutasi ieri mattina a Roma, alla presenza del ministro Dario Franceschini, a tutte le delegazioni territoriali del FAI, proprio come la nostra delegazione FAI di Ivrea e Canavese, da parte del Presidente della Repubblica Mattarella è stata attribuita una prestigiosa targa di riconoscimento per il lavoro di preparazione di questa 29ª edizione delle giornate FAI di primavera 2021, che l'anno scorso non abbiamo potuto organizzare e abbiamo tenuto nella versione autunnale a Caluso. Un atto, credo, molto gradito da parte di tutti noi, in virtù del fatto che il prossimo 15 e 16 maggio, in 300 città italiane, il FAI permette di scoprire e di far scoprire beni artistici e paesaggistici, oltre a grandi aziende storiche della tradizione manifatturiera. Dunque oggi presentiamo al Castello di Allier, in Canavese e in Piemonte, da cui, e cito il Piemonte perché molti dei visitatori vengono non solo dal territorio ma vengono da tutto il Piemonte, e abbiamo già un numero consistente di prenotazioni che sono già state registrate nel nostro portale, e quindi ci fa piacere il discorso del Piemonte, perché non è che diciamo il grosso del pubblico viene da San Giorgio, verrà anche da San Giorgio, ma però essendo Allier ci fa piacere che venga da tutto il resto del territorio. Dicevo, presentiamo al Castello d'Allier, qui in Canavese, l'opportunità, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei del Piemonte, di scoprire e visitare il parco e il giardino del Castello d'Allier. Per questo desidero ringraziare la dottoressa Elena De Filippis, l'architetto Alessandra Gallo Orsi e la dottoressa Maria D'Amuri e tutto il personale del Castello, che ci hanno consentito giorno dopo giorno di preparare queste due giornate insieme al signor Dario Duetto, capo giardiniere, per l'attenzione e la disponibilità del suo lavoro, già espressa poche settimane fa nel tenere collegate per una conferenza da noi organizzata sul parco, insieme al suo direttore, attraverso una ricca carrellata sul castello con notizie storiche e peculiarità dei suoi giardini, con ben 87 persone collegate in una serata di poche settimane fa. Questa occasione vuole anche sottolineare, come ieri a Roma ha detto il nostro presidente, il professor Andrea Tarantini, il clima mentale del FAI e quello del convegno nazionale di quest'anno, secondo il quale l'ambiente non è più l'aspetto naturale del paesaggio, che ne è semplicemente la traduzione concreta, percepibile ai sensi. Siamo quindi ormai consapevoli che l'ambiente riguarda sia la natura, sia la storia, in una relazione coevolutiva relativamente armoniosa dall'occupazione del pianeta da parte dell'Homo sapiens fino alla rivoluzione industriale, nella quale la storia ha rotto quell'armonia recando una violenza alla natura non più sopportabile per la sopravvivenza stessa del genere umano. Da questo punto, dice Carandini, di vista l'ambiente deve rientrare in quanto contesto dei contesti della cultura, superando l'incomunicabilità e la gerarchia tra le due culture, quella umanistica e quella scientifico-tecnologica. Dunque, in occasione del censimento dei luoghi del cuore di quest'anno, noi della delegazione avevamo pensato già 2 anni fa di riportare all'attenzione del territorio, oltre alla Madonna del Bosco di Ozegna, di cui qui ci sono alcuni rappresentanti di questa bellissima associazione di persone, e al Sentiero delle Pietre Bianche, il raffinato teatrino del Castello Ducale di Allier, con le sue storiche scenografie, i pannelli dipinti e le camere a baldacchino per gli attori al piano superiore, accendendo di nuovo la curiosità su un bene e su uno spazio architettonico speciale e fascinoso. Ecco perché ci siamo avvicinati, portando le reciproche realtà in contatto,
quella di un glorioso castello piemontese con parchi e giardini storici, e il Fai con il castello di Masino, oggi riaperto anche lui, che a distanza di pochi chilometri appare un partner di grande speculare interesse sia nella storia che nei percorsi di conoscenza e scoperta del canavese. Ecco perché, visitando noi stessi, per molti come per la prima volta, il parco del castello di Adie, abbiamo pensato subito anche alla bicicletta come mezzo naturale di scoperta, non solo di turismo green, ma anche di logica qualità di turismo slow per scoprire le architetture green del parco. Mi scuso per questi inglesismi, ma ormai sono, come si dice, un po' iconici, insomma, di questo genere di cose. Ringrazio infatti l'amministratore di Enjoy Canavese, Ettore Bartocetti, di cui dopo sentiremo, che ha risposto positivamente alla nostra chiamata, portando la sua esperienza, di cui a breve ci dirà, che si collega a quella non meno basilare per quello che riguarda l'accoglienza. E qui ringrazio il sindaco Succio, moltissimo, l'assessore Maffeo e tutti i commercianti di saper sciorinare quanto di meglio in quell'occasione si possa offrire, in collaborazione con la Proloquo, di cui ringrazio il presidente De Rosas. Chi desidera poi completare il tour, naturalmente, potrà far visita anche al castello regolarmente aperto. Accesso dunque per le giornate Fai di primavera, solo su prenotazione su www.giornatefai.it, che consentono in sicurezza gruppi di 15 persone ben scaglionate di scoprire il giardino e il parco, optando per tre tipologie scalari di percorso che includono dai giardini del castello alla grande storica fontana. E qui diciamo sempre, ciascuno dice Ignazio di Borgaro e altri dicono Corvino, hanno lavorato tutti e due assieme, poi questo che certe volte la si cita però. E quello ha fatto l'estate. Però le fonti spesso citano l'uno o l'altro. Secondo di chi scrive. Esatto. E certo. Alla fontana, al grande palcoscenico naturale del lago, perché io lo vedo un pochettino così, cioè quello che è un'opera, diciamo, della natura, anche di architettura, del paesaggio, alla fine ha una sua teatralità. E visto che abbiamo parlato del teatrino, mi fa piacere vedere queste concatenazioni in qualche maniera. Un lago romantico con ben due stupendi, diciamo, un reposoire e un imbarcadero, da cui dobbiamo stare attenti, vigili, per ovvi motivi di sicurezza che tutti noi capiamo molto bene, e a una piccola collina con colonne storiche e statue che dall'alto guardano in sottecchi la grande cascina della Mandria, che se saremo fortunati avremo anche al pascolo e quindi avremo una visione, oltre che architettonica, molto bucolica, che a me piace molto, in piena attività, che insieme ad altre comunità agricole costituiscono oggi un patrimonio insostituibile. Le giornate Fai di primavera sono anche, ovviamente, un'occasione di scoperta, ma anche di tangibile sostegno economico per una fondazione culturale, forse la più grande oggi in Italia, che solo in Canavese conta oltre 1300 iscritti. E quindi con sms, iscrizione al Fai, le prenotazioni su www.giornatefai versando 3 euro, è importante oggi sostenere la cultura, quella che più di altre ci appartiene. Voglio qui in questa occasione, e ho terminato, ringraziare Michelangelo De Fazio e Massimo Perini e suo figlio, che hanno donato nostro tramite al castello di Adie un bellissimo servizio fotografico di immagini, anche con drone, fatto in un momento bellissimo quando la natura poche settimane fa cominciava a spingere sui rami degli alberi, che scopriremo al termine di questa conferenza. Io vi ringrazio della vostra pazienza e do la parola alla dottoressa De Filippis. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Sono molto contenta di inaugurare praticamente la riapertura del castello e del parco, perché infatti questa è quasi la riapertura, insomma, la riapertura data pochi giorni fa.
questa è quasi, insomma, è l'occasione ufficiale di apertura, sono molto contenta di inaugurarla alla presenza del sindaco, che appunto per noi rappresenta la comunità, e del FAI, che è questa realtà, appunto questa fondazione così articolata, che ha a cuore la tutela del nostro patrimonio culturale, paesaggistico, e anche questa è connotata da questa notevolissima struttura di articolazione sul territorio con queste delegazioni che mantengono un diretto contatto appunto con la gente del posto, quindi muovono un turismo di prossimità, di regionale e anche interregionale come secondo dei periodi, ma coinvolgono anche molto appunto la realtà locale, che giustamente è orgogliosa di quello che possiede. Normalmente il FAI in queste giornate propone anche questa bellissima esperienza di coinvolgimento dei giovani, di coinvolgimento delle scuole, quindi non sono naturalmente giornate per elite, insomma, per gli appassionati, per i cultori di arte o per la comunità del posto, ma sono giornate che coinvolgono normalmente come guide, come piccoli giovani guide, le scuole, i ragazzi delle scuole, e quindi coinvolgono anche gli insegnanti. Quindi questa organizzazione, che ormai è in qualche modo una tradizione storica, insomma, data da tanto tempo, ma è una tradizione molto felice, insomma, coinvolge le scuole del posto, gli insegnanti che dedicano quindi una parte della loro attività di formazione durante l'anno a questa iniziativa, e poi appunto i ragazzi. Quindi c'è una bellissima, diffusione dell'interesse per questi posti scelti all'interno di tutta la comunità, anche all'interno delle transgenerazionali, insomma. Quindi sono delle bellissime iniziative che fanno rivivere davvero questi posti, e sono molto contenta appunto che in apertura della nostra, dopo questa chiusura temporanea che abbiamo avuto per l'epidemia, in modo emblematico appunto la riapriamo in un'occasione così corale, insomma, così partecipata e corale, che fai poi ha questa capacità organizzativa che conosciamo. Quindi ringrazio moltissimo la delegazione FAI di Ivrea e di Calavese per aver scelto Magliè come giornata, come fulcro di attenzione di queste due giornate, e quindi il Presidente Carlo Maria Mella. Io rappresento qui il Ministero per i Beni Culturali, la Direzione Regionale Cosai Piemonte. Voi sapete credo che sappiate, che il Ministero dal fine 2014 con il Ministro Franceschini ha voluto riorganizzare le sue strutture, soprattutto per quello che riguarda i musei, i beni demaniali dello Stato aperti al pubblico, e cioè i beni storici dello Stato che hanno la funzione pubblica, li ha separati da quello che in Italia li contraddistingueva, cioè in Italia le soprintendenze, che noi conosciamo di solito perché sono coloro che tutelano il patrimonio e che quindi curano la conservazione del patrimonio non solo dello Stato ma anche di enti privati. Le soprintendenze gestivano anche i musei del territorio, quindi per esempio la Galleria Savavola di Torino, quindi Palazzo Reale e il Museo di Antichità erano gestiti direttamente dalla soprintendenza, che quindi faceva le due azioni, quella di tutela e quella di gestione dei beni e dei musei. Il Ministro Franceschini ha voluto separare queste due realtà, lasciandole naturalmente in gestione a dei bracci diversi del Ministero, sempre del Ministero, perché per dare un'importanza maggiore anche in termini di promozione alla parte museale. E è stata una scelta che è stata anche molto discussa, ancora ora si discute molto, evidenti personalità anche del nord dell'ambiente, del mondo della cultura, come Salvatore Settis per esempio, l'hanno molto contestata per ragioni anche condivisibili, insomma. Certo è che questa scelta però ha dato un respiro più ampio, un'attenzione più ampia ai nostri musei, e ha portato in generale alla creazione di due strutture, in Piemonte sono due, in qualche altra regione sono un po' più articolate, di due strutture per la gestione dei musei. Una è quella dei musei autonomi, cioè di quei musei che hanno un'autonomia anche economica e quindi hanno in realtà anche delle risorse molto più importanti, come a Torino il polo è la struttura dei musei reali, cioè la struttura di musei cittadini, insomma, di proprietà dello Stato, però diverso da Palazzo Madama, che invece è il museo comunale del comune della Fondazione del Comune. Quindi i musei reali hanno unificato, con un'eccedente gestione, hanno unificato una realtà sotto lo slogan di un unico museo, un'unica storia, anche se in diverse strutture. Quindi non so se voi conoscete la nuova lettura che dopo il 14 si è data, dal 15 in avanti, insomma,
di questi musei, di queste istituzioni che erano separate, la Biblioteca Reale, l'Armeria Reale, il Museo d'Antichità, il Museo Reale, il Palazzo Reale, la Sabauda, organizzati in un unico percorso che consente di leggere appunto tutta la storia del collezionismo, che è la storia insomma della città attraverso nella loro dimensione dinastica di Savoia, appunto, in questo unico percorso. L'altra realtà invece che interessa un po' di più il territorio articolato della regione è quella per il Piemonte della Direzione Regionale Musei, che ha un corrispettivo in tutte le altre regioni. Cioè si tratta della gestione, quella appunto di cui ho l'onore di dirigere, si tratta della gestione, della cura di una serie di beni di proprietà dello Stato, di beni artistici e storico-artistici di proprietà dello Stato, beni molto complessi per quello che riguarda la nostra direzione, ma in generale una buona parte delle direzioni regionali del nostro paese, beni molto complessi. Noi abbiamo in gestione 5 residenze, una sola a Torino, quindi sono più beni del territorio che non accentrati nella dimensione urbana, Palazzo Carignano a Torino, e poi appunto il castello di Albieri, il castello di Racconigi, il castello di Moncalieri e Villa della Regina. E poi abbiamo invece altre realtà molto importanti, ma che non sono residenze sabaude. Abbiamo il castello di Serralunga d'Alba, abbiamo le due abbazie di Fruttuaria e di Lenzolana, e poi abbiamo il forte di Gavi. Quindi nel nostro patrimonio ci sono 5 residenze, cioè 5 residenze sabaude, vale a dire 5 castelli che sono stati legati alla storia sabauda. Voi è la storia dei rami principali, voi è la storia del Palazzo Carignano, dei rami secondari, del ramo Cavetto, insomma. Quello dei Chiablesi, della secondaria di Chiablesi, dei Carignano, scusate. E i nostri castelli rispetto a Palazzo Reale hanno una dimensione un po' diversa che li rende in qualche modo affascinanti. Sono dei castelli che sono, voi conoscete quello di Allier è diventato sabaudo soltanto dopo l'acquisto da parte di Carlo Maria III, quindi nel tardo 1700, 1764. Ci racconta una storia che non è solo quella della magnificenza e dell'arredo, dello sfarzo insomma di Savoia, dell'abitazione, quella che anche insomma, in qualche modo è emblema del loro potere, sì, lo è anche, perché naturalmente le dinastie si guardavano anche l'un l'altra attraverso, si guardavano, si confrontavano anche per quello che con anche le gemelle dinastie degli altri paesi, insomma, quindi giocavano a sfidarsi anche per aggiornamento culturale, per ricchezza, per spazio. Però la dimensione più interessante delle nostre residenze, secondo me, è un po' quella privata, perché questi castelli, che non sono il castello, la residenza ufficiale, come Buckingham Palace, per così dire, cioè Palazzo Reale, sono delle realtà che sono un po' più legate alla cultura e agli interessi privati di coloro che li abitavano. E questo ce li rende più vicini, più affascinanti, insomma. Noi abbiamo qua, a parte la storia napoleonica, quindi l'ospizio, ma abbiamo qua appunto delle testimonianze del gusto, per esempio sappiamo che Maria Cristina di Borbone, la moglie di Carlo Felice, aveva questa grande passione per l'archeologia. E quindi abbiamo questa bellissima, interessantissima collezione che testimonia dei suoi gusti, come anche il teatrino, insomma, una realtà più privata, insomma, più, non dico intima, ma comunque volta al coinvolgimento di coloro che venivano invitati dai Savoia in una residenza, che era una residenza, insomma, più un luogo di piacere. Quindi noi ci interessiamo appunto e siamo contenti di offrire a chi vi vuol visitare l'altra faccia, insomma, in qualche modo la faccia che ci fa scoprire i Savoia come persone private nei loro interessi, nella loro dimensione anche più intima. Per esempio a Racconigi abbiamo da poco recuperato i bagni di Carlo Alberto, la biblioteca di Carlo Alberto, insomma degli spazi anche molto, molto domestici, insomma, come dire, che sono più diciamo meno canonici, meno standardizzati, insomma, che ci fanno scoprire la dimensione più umana appunto di queste persone che vi abitavano. Abbiamo poi normalmente intorno alle nostre residenze questa bellissima dimensione del parco e del giardino, che hanno avuto normalmente varie interpretazioni. Qui domina questa interpretazione ancora di Tardo Settecento, con un giardino più ordinato rispetto invece alla soluzione di Racconigi, che è ancora più la connotazione del giardino all'inglese, insomma.
Quindi abbiamo in gestione queste residenze che hanno questa grande varietà fra di loro, ma l'elemento unificante, appunto, direi, è una dimensione un pochino meno ufficiale, e con questo anche il parco giardino, e di solito anche con un affaccio sulla comunità. Trovo bellissima questa piazza di Allier, in cui la piazza è come se abbracciasse la regia, come se abbracciasse la comunità all'esterno. Insomma, è tutto questo che noi offriamo, siamo contenti di offrire in queste giornate, e quindi speriamo che venga tanta gente, naturalmente con tutte le attenzioni dovute all'epidemia. Avete visto che sotto abbiamo il termoscanner, e naturalmente le liste, come diceva giustamente il dottor Carlo Mariomella, sono contingentate, quindi cioè rispettiamo tutte le regole del controllo della pandemia, però abbiamo la possibilità di gioire appunto di questo posto, soprattutto con più tranquillità degli spazi esterni, che sono ampi e molto, molto ben fruibili. Speriamo che venga tanta gente a conoscerli e a farli conoscere, e speriamo che la passione, il legame che la comunità del posto ha con la Reggia, che comunque è un legame consolidato, insomma, si rivacizzi. Io colgo l'occasione anche, oltre che per ringraziare coloro, il FAI e la delegazione di Ivrea e del Canavese, il dottor Carlo Mariomella, della scelta di questo posto, dell'attenzione, dell'impegno nell'organizzazione. Ringrazio naturalmente i miei collaboratori, il direttore del Castello di Lì, l'architetto Alessandro Gallorsi, ringrazio la dottoressa Damuri, che è la nostra addetta alla comunicazione, Diego Mirelli, ringrazio tutto il nostro personale che si prodiga per questo posto, che collaborerà con voi, e colgo anche l'occasione per ricordare che il Castello di Allier, per iniziativa del suo direttore, appunto l'architetto Gallorsi, ha organizzato in questi mesi di chiusura, avendo questo pacchetto insomma pronto per la riapertura, ha organizzato una serie di giornate su due temi, quello del verde e quello invece della storia e dell'arte. Il 5 maggio si è aperta la prima serie, quella sul verde, che durerà fino al 9 giugno e che coinvolge, è stata organizzata con Marco De Vecchi, che è un docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Studi di Torino, e che coinvolgerà vari docenti e studiosi appunto sui temi del verde, dove al centro dell'attenzione ci saranno le problematiche entomologiche e fitopatologiche, malattie e sterilità degli alberi, flora esotiche infestanti, e anche riflessioni sulla progettazione innovativa degli spazi verdi. Voi sapete che la nostra gestione del verde di Allier non è soltanto una gestione dal punto di vista agronomico corretta, ma questo è un giardino, insomma, è un verde pianificato come l'architettura, quindi che ha in sé un progetto architettonico, insomma, come dire, che noi dobbiamo rispettare. Quindi bisogna rispettare sia gli aspetti legati alla vita degli alberi, insomma, alla cultura agronomica, che quella invece è storica. E quindi queste conferenze parleranno di questi vari aspetti. Avranno luogo ogni mercoledì alle 18. Spero che veniate numerosi anche a questa iniziativa. Grazie, dottoressa. Prima di dare una parola al sindaco, volevo dire che questo argomento sull'entomologia ci fa molto piacere, anche perché tutti conosciamo la storia di Allier e quello che Lozano ha significato per Allier, e quindi questo riferimento anche alle farfalle, in qualche maniera sappiamo benissimo che è un collegamento ideale con questo tipo di tradizione. Ci fa molto piacere anche perché il lago, in qualche maniera, è stato poi, se non dico una stupidaggine, copiato per fare il laghetto vicino al Meleto, cioè c'è stato un riferimento architettonico, e quindi è stato molto bello. Poi, parlando delle farfalle, di gente che vola, volevo farvi notare che la manifestazione è in collaborazione tra delegazione di Ivrea del Canavese e del gruppo giovani di FAI di Ivrea del Canavese, e quindi questo ci fa molto piacere. Qui c'è una giovane architetto, Sofia Lobrutto, che è stata accanto a me l'altro giorno quando una troupe della RAI è venuta a girare delle immagini che già domani cominceranno a mostrare il Castello di Allier. E poi sulla prossima settimana, come è stato annunciato anche dal Presidente della RAI alla conferenza stampa di Franceschini, ci sarà un notevole battage e Allier, grazie a Dio, per un colpo di fortuna, Alessandra, è stato inserito fra
i principali luoghi che il FAI apre, quindi insomma gode di un carré un pochettino più diciamo di selezione rispetto al resto delle altre 300 luoghi. Certo, ma e quindi questo ci fa maggiormente piacere che la RAI abbia notato questa cosa. Caro Sindaco, ti cedo la parola. Grazie Carlo, buongiorno a tutti, benvenuti ad Aglie. Inizio col dire che ritornare ad avere l'abitudine a una conferenza stampa è sicuramente una bella sensazione, perché l'ultima conferenza stampa a cui ho partecipato come relatore risale a poco meno di un anno fa, mentre invece un sindaco abitualmente ne ha una settimana o poco meno, quindi insomma è una bella abitudine, speriamo che questa libertà sia definitiva e non provvisoria in questa situazione di pandemia. A parte questa parentesi, io vorrei partire con i ringraziamenti, perché un paio di mesi fa ho parlato con Carlo, che mi ha chiamato per sottopormi in via preliminare questa idea di organizzare le giornate FAI ad Aglie, e devo dire che mi ha fatto enormemente piacere, perché il fatto che le nostre realtà, in particolare il castello, il parco, vengano valorizzate, vengano scelte frequentemente come teatro per l'organizzazione di eventi anche molto importanti come questo, è sicuramente un motivo d'orgoglio. E ringrazio anche ovviamente chi il castello lo gestisce, quindi il direttore dottoressa De Filippis e Alessandra Gallorsi, il direttore del castello, che, con cui c'è un rapporto costante, un rapporto proficuo e tanta voglia di fare delle cose insieme, con un obiettivo non solo contingente e contestuale ai giorni che stiamo vivendo, ma anche a medio e lungo termine, un obiettivo che metta in luce la vera collaborazione tra comune, amministrazione, quindi borgo in generale, e castello per il bene dell'intero territorio. Quindi grazie anche a voi. Io credo che questa iniziativa sia fondamentale, perché noi ad Aglie abbiamo la fortuna di avere un polo attrattore importantissimo, appunto, che è il castello, insieme ad altri che magari brevemente posso citerò in seguito, però la cosa fondamentale è valorizzarli bene, valorizzarli organizzando degli eventi, facendoli vivere, facendo in modo che si crei una reputazione viva attorno a quella che è la realtà statica di ciascuno di questi poli attrattori, e questo avviene grazie all'organizzazione di eventi. Normalmente gli eventi sono veramente tanti, che organizziamo anche noi, quindi anche eventi magari più piccoli, noi, le associazioni del paese, e quindi ritengo che il poter ritornare a dare vita attraverso un evento così importante è fondamentale. Fondamentale perché? Perché andiamo a riportare in paese anche delle persone che, oltre chiaramente poi all'evento in sé, che vede come territorio prevalentemente quello del parco del castello, avremo delle persone che probabilmente si muoveranno anche per il paese, con altri risvolti anche per l'economia locale. E qui insomma, tengo anche a ringraziare innanzitutto il mio assessore Silvia Maffeo, che ha coinvolto tutti i vari soggetti anche commerciali del paese, affinché quel giorno, dopo tanti mesi di chiusura, possano tenere aperto e a servizio chiaramente delle persone. E ovviamente anche cito la Proloco, perché insomma si occuperà di gestire questi turisti, magari facendo in modo che possano anche conoscere altre realtà, perché non dimentichiamoci che Aglie non è solo castello, ma Aglie ha tanti altri punti di interesse. Il borgo in sé è un punto di interesse, e l'ufficio turistico, guidato appunto dalla Proloco, organizza dei tour del borgo, la chiesa di Santa Marta, Villa Meleto, la casa di Guido Gozzano, poi tutti anche gli aspetti legati all'enogastronomia, i torcetti, il vino. Aglie è un comune che fa parte della diocesi dell'Erbaluce di Caluso, insomma, e per non dimenticare tutto quello che è invece la parte sportiva, l'outdoor. Ci sarà la possibilità di noleggiare delle biciclette
AIE negli ultimi anni sta portando avanti anche dei progetti per poter sfruttare quelli che sono i percorsi escursionistici in bici, a piedi o a cavallo, che coinvolgono non solo la nostra stretta realtà, perché sarebbe riduttivo, ma anche realtà più ampie. Noi abbiamo creato l'Anello della Morena Ovest, un anello che coinvolge 7 comuni, tutti attorno a questa porzione di collina morenica, attorno al quale si è organizzato un percorso escursionistico che viene pubblicizzato, che è stato caratterizzato ed è stato dotato di cartellonistica, così come i progetti delle Tre Terre Canavesane, Via Castellamonte e San Giorgio. Quindi insomma c'è tanto da fare, e quindi il mio auspicio è quello che veramente questo evento importante, che sono certo porterà tantissime persone da Lier, possa anche essere un modo per fare leva sull'interesse di queste persone eventualmente a tornare e poter vedere tutto quello che di bello il nostro territorio, a Lier e dintorni, ad offrire. Io mi stoppo, ripasso la parola a Carlo, verso il quale rinnovo i ringraziamenti, e auguro a tutti una buona giornata, e ci vediamo il 15 e 16 di maggio. Molte grazie. Buongiorno a tutti, sono direttore del Castello di Aglie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti, ricordando anche quando un anno e mezzo fa sono venuta da Aglie, diciamo che mi sentivo un po' sola, allora ho cominciato a bussare alle porte del comune, della Proloco, poi altri invece sono venuti a cercarmi loro. Piano piano abbiamo cercato di creare una comunità che veramente gira intorno al castello. La comunità si sta sempre più allargando, e quest'anno insieme a Calogero Mella abbiamo organizzato questa giornata FAI, e sono molto felice che questo abbia inglobato anche i giovani del FAI, che adesso un tirocinante che sta lavorando con me lavorerà con i ragazzi del FAI giovani per le giornate del FAI, anche lui farà da guida. Insomma, il fatto che proprio si stia creando un'unione tra tutte le realtà locali mi fa veramente piacere. Mi preme anche però dirvi che tutto questo siamo riusciti ad organizzarlo perché noi della Direzione Regionale Musei e della Direzione del Castello abbiamo lavorato tantissimo sul parco, perché il parco l'anno scorso non siamo mai riusciti ad aprirlo perché non era a sicurezza. Abbiamo fatto un grande lavoro con degli agronomi per verificare lo stato degli alberi, ci hanno fatto una relazione in cui ci hanno spiegato quali piante erano da potare, da abbattere, che lavori dovevano essere fatti. Li abbiamo fatti tutti, e di questo ringrazio sia il giardiniere Davide Ruetto che Giuseppe Butera, che si sono veramente adoperati con anima e corpo per arrivare a questo risultato. Ancora adesso stanno lavorando tantissimo per riuscire ad aprire questo giardino in modo tale che sia sicuro. L'anno scorso qualche anno fa abbiamo avuto un grosso finanziamento per restaurare il parco. L'anno scorso abbiamo messo in atto il primo lotto di questo grande finanziamento e abbiamo fatto una grandissima ripulitura, abbiamo fatto tantissime potature, abbiamo fatto la ripulitura dei fossi, abbiamo rimesso in ordine il sistema di irrigazione che è sotterraneo ed è importantissimo ed è settecentesco e ancora adesso è funzionante, ma aveva delle parti che avevano dei problemi. E poi i lavori si sono interrotti, sembrava che i soldi non ci fossero più, quindi eravamo disperati. Invece da ieri ho saputo ufficialmente che i soldi ci sono di nuovo, e quindi inizieremo il restauro. Quindi il parco che vedrete è un parco in sicurezza e abbastanza in ordine, ma nei mesi successivi ci saranno fondi per poterlo invece davvero restaurare e renderlo sempre più accessibile a tutti. Ringrazio davvero tutti per l'aiuto che mi date, e grazie, a presto, ci vediamo alle giornate del FAI. È sempre stato un piacere collaborare con te, e questa sussidiarietà che è stata sottolineata ieri mattina da Franceschini, parlando dei policlinici della cultura, parlando delle collaborazioni sui restauri, sulla conoscenza, ci lega doppiamente, indipendentemente direi dal fatto del Castello di Masino, ma dal fatto che in qualche maniera FAI è attento a tutti i valori e contenuti che qui sono espressi attraverso due argomenti cardine che per noi sono molto importanti, e cioè che nel paesaggio è contenuta la dimensione artistica, e come dicevo prima non c'è assolutamente una sorta di discriminazione né una nei confronti dell'altra, ma riteniamo che le due cose siano totalmente virtuose
e che stiano allo stesso passo per gestire nella loro complementarità, questo è molto importante. E, Roberto, se vieni qui accanto a me, parliamo dell'accoglienza. L'accoglienza è importante perché, diceva prima la dottoressa De Filippis, sottolineava la collaborazione con i giovani. Quest'anno noi non avremo, come dire, la collaborazione delle scuole in maniera così evidente, perché sappiamo bene che le scuole hanno attraversato un momento di grande difficoltà e quindi già la stessa diciamo criticità nel completare gli anni scolastici e poter tenere gli studenti a scuola, è difficile dirottarli ancora verso una direzione che sia esterna al luogo di studio. Però abbiamo persone nella nostra delegazione e volontari del FAI che sono assolutamente pronti a collaborare, tant'è vero che abbiamo pensato proprio, come dicevo prima, di fare un percorso di tre, diciamo, lunghezze, un breve, un medio e un completo, e soprattutto di legarli all'idea della bicicletta. L'idea della bicicletta è una questione che in qualche maniera crea un'attrazione in più nei confronti del parco di Allier, perché noi sappiamo che c'è un turismo già molto direi distribuito e concreto nei confronti della bicicletta e dell'evoluzione anche del suo mezzo. E quindi mi fa piacere che prima il sindaco dicesse che c'è l'anello della Morena. Noi prima, nelle scorse settimane, abbiamo parlato del sentiero delle Pietre Bianche, che è un percorso fatto da 11 comuni del Canavese che hanno trovato anche loro una complementarietà straordinaria attraverso contributi, attraverso un'economia di sostegno, perché quello è molto importante. E poi attraverso anche i ragazzi, le scuole hanno individuato tutte queste pietre bianche che sono state dipinte. Quindi ci sono una quantità di cose in Canavese semplicemente straordinarie. La nostra capacità sarebbe ovviamente quella di fare rete sempre di più, sia per quello che è l'offerta turistica e sia per quello che sono e la dimensione, diciamo, architettonica, artistica, storica, eccetera eccetera. Una può essere assolutamente complementare all'altra. Roberto, vuoi dirci qualcosa su Allier? Buongiorno a tutti. Beh, intanto nella Provoco siamo pronti e non vediamo l'ora di accogliere questi turisti. Insomma, siamo veramente preparati a portarli a passeggio e, come diceva il nostro sindaco, insomma, non, oltre al castello c'è anche del bell'altro. Abbiamo un bellissimo borgo, abbiamo una preparazione con delle competenze da poter accompagnare i turisti a far visita a queste nostre prelibatezze, permettetemi questo dolce termine, insomma, questo dolce aggettivo, perché veramente è una bomboniera che è. Innanzitutto anch'io voglio associarmi agli ringraziamenti, Carlo e Alessandra, perché questo ci permette di battezzare questa ripartenza che era ormai da un anno e mezzo che attendevamo, insomma, con tanta voglia di fare il nostro dovere, quello di volontari. Volontari al Provoco ce la mettono sempre tutta, quando fanno la loro attività, insomma, hanno l'orgoglio di ricevere sempre un complimento, che è un rivedere poi il turista ritornare, magari con qualche anche buona recensione. Allier non è solo storia, non è solo attività come quella di Borgo, ma è anche culinaria, quindi ha anche delle prelibatezze, grazie alle sue aziende agricole, alle sue aziende dei vitini, insomma, abbiamo i torcetti, quindi abbiamo veramente cose buone. Tra l'altro affronteremo un paio d'anni come Provoco, per conto dell'Umbria, con un termine: siamo quello che mangiamo. E questo è un messaggio molto, molto bene, molto forte. E gli è pronta a presentare queste sue capacità culinarie. Insomma, no, non mi voglio dilungare più di tanto, perché devo andare a preparare un rinfresco proprio per stare in tema, insomma, di accoglienza. Insomma, vi aspetto Piazza Castello a farvi assaggiare un paio di cose buone. Insomma, queste offerte dalle nostre aziende vinicole locali, aziende Massoglia, Silva e un giovane produttore di vini, Druetto, oltre agli storici Torcetti.
Vi ringrazio e vi aspetto con molta ansia. Grazie. Grazie infinite.